Rome is a majestic city, and it's a real privilege to be here. But not everyone here has been fortunate. In Italy, there's been a lot of talk in the media lately about abandoned dogs. Usually there's a spike in dog abandonment when people go on vacation and don't know what to do with their dogs. In mid-August, Rome itself is an abandoned city, because most Romans leave for a month. There are two sides to any coin, and at least most Italians get a full month worth of vacation. However, some of them also leave behind all these dogs that then roam the city. But what eventually happens to these dogs? Well, we're gonna find out today. So guys, we're here in Lanuvio and we are talking to Signor Gentili Ilio Maria, who is the president of the local canile. L'associazione l'abbiamo fondata io e mia moglie. Poi piano piano siamo arrivati a oggi, che sono 25 anni, abbiamo 20 soci e poi abbiamo circa 50 volontari. Ma è tutta nata da un cucciolo che io ho regalato, a mia moglie, che era un cane lupo che avevo trovato abbandonato dai carabinieri. Io l'ho regalato e da lì è incominciata l'idea dell'associazione. Allora, questi cani come arrivano qua? Sono per maggior parte... In tutti i modi. Per esempio, adesso dobbiamo ritirare 10 cani del comune di Lanuvio, perché noi abbiamo la convenzione, sono stati cani che sono stati abbandonati, che il comune di Lanuvio ha calappiato, e adesso in settimana ce li porta a noi all'interno e li prendiamo noi in carico e cerchiamo, facciamo le operazioni di adottarli, e non è che diamo i cani così. Uno viene e dice, come dicono a Roma, bello sto cane, mo dai, no. C'è tutta una prassi, ci sono le volontarie che seguono i cani e il cane poi mandiamo alla volontaria, il volontario quello che è, a casa dove va, dove andrà ad abitare il cane, a vedere se è recintato bene, e poi una volta che viene dato si fanno i passaggi di proprietà al cane con microchip, e poi ogni tanto le volontarie del canile li vanno a trovarli a casa. Allora, come adottare un bambino? Forse meglio. Io vorrei capire, diciamo, una giornata tipica sua, non so, suona il telefono, qualcuno chiama perché c'è un cane abbandonato, mi può spiegare come la realtà? Allora, non è che chiamano a noi, un cittadino che trova un cane per la strada che è abbandonato, non può venire da noi direttamente perché c'è tutta una prassi. Dove va? Devono intervenire i vigili urbani, i quali li prendono dove c'è il canile sanitario che raccoglie tutti i cani accalappiati e stanno 45 giorni in cui vengono microchippati, curati. Dopo quello lì interveniamo noi e vengono presi da noi, portati al canile. Poi è nostro interesse di cercargli l'adozione. Noi in 25 anni abbiamo dato in adozione dagli 6.500-7.000 cani. Per cui anche un nostro orgoglio. Sì, sì. Guardi, allora se io, diciamo, se io vorrei adottare un cane, sì, che devo fare? Allora, prima cosa viene qua. Lei avrà un'idea del cane, cane piccolo, cane grosso, cane lungo, insomma. Quando ha dato l'idea di indirizzato su quel cane, una volontaria del canile, che è quella che c'è disponibile, accompagna, lo fa vedere, lo incontri e tutto quanto. Una volta che i proprietari hanno deciso di prendere quel cane, non è che noi glielo diamo subito, perché andiamo a fare la visita, dove è tenuto il cane, dove sta. Una volta fatto quello, il cane, loro vengono al canile e passa la registrazione, il microchip, tutto il passaggio, diventa di proprietà della persona. Faccio un altro esempio. Però c'ha due gatti a casa, e noi facciamo anche la prova gatto col cane, che si ambienta. In quanti cani c'è? Si sentono, si fanno sentire i cani, ma in quanti sono? Adesso sono pochi, sono 120. 120? Pochi? Sì, perché 120. Noi una volta eravamo circa 300 cani. 300 cani. Le presento Bianca, che è una delle volontarie. Ah, I was on the phone with Bianca. This is Monica. Possiamo vedere i cani, sì, possiamo portarli in passeggiata. Ah, okay. So, Monica and Bianca are going to take dogs for a walk right now and we're going to join them. Sara è una, noi la chiamiamo Lupetta, ma è un incrocio di Pastore Deniz, è stata trovata per strada, era stata anche portata in famiglia, ma avevano diversi cani tutti adottati e inizialmente non sono riusciti a metterli tutti d'accordo, per cui è arrivata da lui. Adesso si è ammalata di un tumore all'intestino, per cui stiamo facendo un primo ciclo di chemioterapia e lei fortunatamente reagisce bene, nel senso che non soffre, mangia con appetito, viene in passeggiata volentieri, e per cui speriamo di potergli allungare un po' quella che è la sua aspettativa di vita. È stata operata, no? Abbiamo fatto la risonanza, sta facendo sempre le analisi di controllo, insomma è uno sforzo, però non potevamo lasciarla andare senza tentare. E questi signori come si chiamano? Lui è Peter e lei è Perla. This is Stella, and that means star. Huh? Stella is a beauty. Tutti tranquilli, andiamo. Siamo fortunati che c'è questa campagna di fronte al rifugio. È stata appena fatta la raccolta delle olive pure. This guy is huge. A gentle giant. Hey, baby. Let's pull those down. This guy is huge. Che razza è? Non si sa. Smile. So this is a new resident. Da quando è che sta qua? Una settimana. Ah, una settimana. Okay. So he's very new here, doesn't have a name yet. Vado a fare assia. Aristide, di quanti anni hai? Dillo quanti anni hai, Aristide. Dillo. Quanti? 16. E come si chiama? Aristide. So, Aristide is 16 years old. No, 12. Luciano. Ah, 12. This is Luciano, 12 years old. E loro litigano quando stanno. Yeah. Eccolo! The grumpy old man, grumpy old dogs. Eccolo. This is a little corner for older dogs so they can have their, I don't know, peace and quiet. Ecco qua stanno I vecchietti. This is not bad. Look at that, Aristide there, right? That's Aristide's room right there. Ventilatore per l'estate. Oh! It's ventilated in the summer. More ventilators. Hey! Kiss? Is that what you want? One kiss? Questi signori chi sono? Loro sono arrivati da poco. Lei è la mamma. E loro sono le due figlie. Ciao. There are really all sorts of characters here. Rinaldo. Oh, this is Rinaldo. Look at that! Allora sono due sorelle. Due sorelle, two sisters. Margot. Oh, well, hello Margot. Ciao! Bravi amore, domani vengo. Io Otello. Ciao Otello. Lui era pauroso, invece adesso va benissimo al vino. Otto. Ciao Otto. Tris e Speranza vengono dal terremoto dell'Africa di 10 anni fa. Simona? No, Simona ha trovato adozione. Si trova in Valle d'Aosta. Sì, Doggy. Caesar. Caesar. If you want to know the real Rome, start right now by clicking that subscribe button. Clicking that button won't cost you anything and will mean more great content to you.